Ciao amiche e ciao amici, quali sono le quattro fasi dell'amore? Le quattro fasi dell'amore sono: la prima è l'attrazione fisica. Esistono dei modi per produrre attrazione fisica, utilizzando ad esempio gli aspetti visivi per la donna, gli aspetti cinestesici per il maschio. Cinestesici vuol dire entrare in contatto con alcune parti del corpo, soprattutto le zone erogene, fatto anche involontariamente. Poi esiste una seconda fase che è quella: quando è andata a buon fine l'attrazione, si genera un'attrazione sempre ma più emotiva, quindi c'è una fase di innamoramento. Durante l'innamoramento succede un evento particolare, che si invertono i codici di piacere e sofferenza. Ciò che ci piaceva, ciò che non ci piaceva quando non eravamo coinvolti, inizia a piacerci nel momento in cui siamo coinvolti, per cui tendiamo ad esaltare, per così dire, le qualità dell'altra persona e a avere una lente di ingrandimento, una lente oscurante invece sulle cose che non ci piacciono dell'altra persona. Per cui è come quando si dice: quando sei innamorato, hai l'effetto di prosciutto sugli occhi, cioè vedi soltanto alcune cose, le esalti e altre non le vedi, non le percepisci. Dopodiché, dopo questa fase, diciamo, di innamoramento, se la fase di innamoramento va a buon fine, e devi tenere presente che tutto ciò che farai nella fase di innamoramento ti si ritroccerà poi contro di te, cioè nel senso che se prendi già degli impegni durante la fase di innamoramento, la relazione rischia di sfumare molto rapidamente. D'altra parte, però, se resta tutto a livello di innamoramento, hai quella che viene chiamata infatuazione, sei invaghito dall'altra persona, ma non costruisci nulla di solido. Quindi ci va un qualcosa successivo, che è la terza fase, che è la fase che viene chiamata di amore vero e proprio, in cui si aggiunge, diciamo, in cui riprende un attimino la parte della coscienza. E si crea un legame più solido con l'altra persona, nel senso che si entra in contatto con la parte cognitiva dell'altra persona, cognitiva profonda, con quelli che sono i valori dell'altra persona, con quelle che sono le credenze, con quello che è il modo di vivere dell'altra persona. Perché se tu, ad esempio, sei una persona precisa, puntuale, ordinata e hai a che fare con una zingara, per dire, che lascia tutta la casa in disordine, non pulisce, non prende cura delle cose, ci saranno sicuramente degli scontri. Inizialmente la cosa potrebbe anche andare bene nella fase di innamoramento, successivamente sarà inevitabilmente un punto di contrasto. Oppure se tu sei una persona allegra e hai a che fare con una persona triste, incupita, difficilmente la relazione potrà andare a lungo. Quindi nella fase d'amore c'è una consolidazione proprio più profonda, c'è un'intimità più profonda. Infatti, la fase è la fase dell'intimità in cui si crea, diciamo, si consolida l'amore. Quindi, quello che viene fuori è che sono queste tre fasi che portano alla creazione dell'amore, e la nascita di una relazione viene fuori con un'altra fase che è l'impegno. L'impegno reciproco, che può essere qualunque cosa, diciamo, le persone decidono di condividere, da impegni più piccoli a impegni più grandi, è quello che consolida la relazione di coppia, è quello che consolida l'amore. Nel momento in cui si prendono degli impegni e le altre fasi sono attive, nel senso che il residuo, diciamo, di attrazione fisica ci deve sempre essere, comunque magari diminuita un pochettino, ma ci deve sempre essere. L'intesa emozionale, le emozioni devi sempre provarle. L'intesa cognitiva ovviamente ci deve essere, e quindi l'intimità. Allora, a quel punto lì la relazione può partire, e a quel punto lì conviene appunto prendersi gli impegni, non prima, perché l'errore è che ti prendi gli impegni prima. Addirittura ci sono persone che iniziano a prendersi impegni già dall'attrazione fisica, cioè 2 settimane e iniziano la convivenza, per dire. Poi magari potrebbe anche andare bene, ma è solo un caso che possa andare bene. Altre lo fanno nella fase successiva, nell'innamoramento, è ancora troppo presto, bisogna aspettare di avere un'intimità.
Nell'intimità, allora, nella condivisione della parte più cognitiva, profonda, quindi dei valori, delle credenze, del modo di fare, del modo di vivere, allora veramente quello lì è la chiave di volta che se tutto funziona, è probabile che poi la relazione possa decollare e funzionare per quello che deve funzionare, perché nulla è eterno, neanche la nostra vita, però diciamo non esaurirsi subito in una bolla di sapone fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta, in più se il video ti è piaciuto metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!